Ragazzi, Giacomo Bolzoni, oggi parliamo di allenamento in bianco, un'attività molto importante per qualsiasi tiratore che di solito è complementare al tiro in poligono, però visto il periodo tutti i poligoni sono chiusi, le palestre sono chiuse, quindi ci adeguiamo e lo facciamo a casa. Allora, l'arma è scarica, ok? Priva di caricatore e priva di colpo e canna. Ovviamente utilizziamo l'arma scarica e anche i caricatori lo scarico, okay? Quindi tutti i caricatori sono privi di cartuccio. Questa è una norma generale, ma a maggior ragione quando siamo a casa, con i nostri familiari, con i nostri cari, è ancora più importante farci attenzione a questa cosa. Ci vestiamo completamente da tiro, quindi scarpe, pantaloni, buffetteria completa, pistola, cinturone, caricatori. Possiamo usare un timer, sia quello da poligono che avendo il volume si può andare a scegliere il volume, a regolare il volume, okay, in modo da non fare troppa confusione, o se no ci sono anche un sacco di applicazioni sul telefono da scaricare per i quali possiamo utilizzare il timer. Allora, ad esempio io si possono usare ovviamente varie tipologie di bersaglio, okay, per fare allenamento in bianco a casa. Ci sono ad esempio delle sorte di sagome, tipo la Double Alpha le fa, perché ricreano le sagome piuttosto che le mezze sagome, oppure si può semplicemente con dello scotch bianco lo andiamo ad attaccare sul muro e ricreiamo o dei puntini, in questo caso dei cerchietti, oppure anche delle alfa in questo modo, delle A con il pennarello. Perché questi bersagli? Perché mi serve un riferimento sul quale andare a fare proprio il focus, okay? Sul quale andarmi a concentrare, e in questo caso sarà il pallino bianco all'interno, o in questo caso il triangolino bianco all'interno. Okay? Allora, allenamento in bianco, io partirei sicuramente con intanto un po' di trigger control, quindi di controllo del grilletto, okay? Quindi andando a impugnare l'arma correttamente, a fare semplicemente qualche scatto in bianco, ok? Concentrandomi il più possibile sul grilletto e sul mirino. Okay? Teniamo premuto il grilletto quando andiamo a fermare l'arma, sentiamo il riaggancio, ci concentriamo e lasciamo partire il colpo. Okay? Quindi questo innanzitutto per abituare il dito a lavorare bene e a sensibilizzarsi sul grilletto e sul nostro scatto. Dopodiché si può passare a fare delle estrazioni, ok? Da prima lente, per andare sempre a velocizzare di più, le si può fare in vari modi, da fermo oppure facendo anche dei piccoli spostamenti, anche nelle varie condizioni, quindi condizione 1, 2, 3, quindi sia cartuccia camerata, sia caricatore inserito e cartuccia non camerata, e sia arma completamente scarica. Quindi da prima dobbiamo fare lento, non c'è bisogno di inserire il caricatore, ok? Quindi faremo qualche estrazione in maniera molto, molto lenta, ok? Andando sempre a mettere come focus il mirino su uno dei nostri bersagli, ok? Quindi chi parte, ad esempio Open Standard e Classic, partono con l'arma carica, quindi cane armato scuro inserito, per altre categorie con il cane battuto e la doppia azione, ok? Quindi da prima dobbiamo fare qualche estrazione lenta, per andare a velocizzare sempre di più, ok? Si può fare l'estrazione partendo con i piedi o in posizione relax, quindi com'è la nostra posizione normalmente, oppure anche con le punte che simulano di toccare magari i segni o condizioni particolari. Quindi rimanendo anche in questo modo si può cercare di andare a fare qualche estrazione, ok? Si possono fare estrazioni facendo un passo a destra, ok? Oppure due passi a destra, quindi io per un passo intendo solo la gamba destra che si muove, oppure che si muovono tutte e due, ok? Avanti, indietro,
Dopo le estrazioni si può fare il cambio caricatore. Ovviamente con il caricatore scarico. Vedo un sacco di tiratori su internet che fanno anche, cioè che fanno spesso e solamente cambi caricatori da ferro, okay? Quindi si fissano sul cercare di velocizzare il più possibile il movimento da fermo, però questo in realtà in gara non ci serve, ok? Quindi mi dovrò sforzare di fare un cambio caricatore in un passo, okay? Quindi sfruttare un movimento per andare a fare il cambio caricatore. Quindi non fare questa cosa da fermo, quindi estrazione e cambio. Questo è un cambio caricatore da fermo. Io magari le prime volte, per capire bene e per migliorare la tecnica, si può fare, ma subito dopo andrei a sviluppare la cosa in un passo. Anche in questo caso non c'è bisogno di stile del caricatore, dobbiamo solo fare attenzione a ricordarci di premere sempre il pulsante, ok? In modo che così non dobbiamo fare cadere il caricatore. Se dobbiamo fare più cambi di fila, mettiamo un borsone a terra, un tappeto, ci mettiamo davanti al divano, davanti al letto, in modo che i caricatori non vanno a picchiare per terra, non rovinino il pavimento e quant'altro. Quindi, cambio caricatore in un passo si può fare in questa modalità. Estrazione. Ok? Questo è molto importante da fare, ok? Da dietro. Ok? Destra, sinistra, avanti, indietro, anche in questo caso ci si può sbizzarrire. Un'altra cosa che si può andare a fare è un minimo di spostamento. Se magari avete il garage oppure una sala non troppo piccola e non avete bambini che vi corrono in mezzo ai piedi, o cani, gatti, canarini, vi mettete e fate qualche spostamento, ok? Vi segnate magari un punto sul terreno o con un pezzo di scotch o con un qualsiasi diciamo segno. Ad esempio, io adesso uso due scotch bianchi, metto un segno da una parte, un segno dall'altro e posso simulare di passare da una posizione all'altra. Quindi io sono qui, prendo la mascarica, io sono qui, ok? Potrò simulare di andare in un'altra posizione, ok? Sono da qui, potrò simulare di andare verso sinistra, somministrazione, e arrivo nell'altra posizione. In questo ci posso inserire anche i cambi caricatori. Quindi da qui, da sinistra a destra, posso estrarre, fare il cambio caricatore e arrivare nella nuova posizione. Oppure da destra a sinistra, una volta estratto, ok? Ci si può veramente veramente sbizzarrire, ragazzi, ok? Al momento non mi viene in mente nulla in più, però io solitamente faccio queste cose. Volendo si può fare anche, ovviamente io adesso ho fatto vedere le posizioni che si possono prendere, ok? In più io posso ovviamente in ogni string, in ogni sessione, fare anche dei brandeggi, ad esempio, ok? Quindi io posso brandeggiare su tre bersagli piccoli, su tre bersagli leggermente più ampi, o addirittura posso fare da un bersaglio all'altro, ok? Quindi io posso mettere qui, posso estrarre sul bersaglio e fare la transizione sull'altro bersaglio, faccio il cambio caricatore e tornare sull'altro bersaglio, ok? Posso davvero davvero sbizzarrire. Ok, ragazzi, quindi fatemi sapere come affrontate
l'allenamento in bianco per qualsiasi disciplina, perché adesso parlo di tiro dinamico, però lo si può fare per qualsiasi tipologia di disciplina, aiuta tanto, specialmente in questo periodo in cui non si può andare a sparare. E mi raccomando, restate a casa, ok? È fondamentale per la sicurezza di tutti. E se avete qualche domanda, scrivetemi, commentate e vi saluto. Ciao ragazzi!